Lo scorso venerdì 18 gennaio, gli agenti del commissariato di Ivrea hanno eseguito quattro misure cautelari emesse dal GIP presso il tribunale di Ivrea su richiesta della locale procura nei confronti di quattro persone che si sono rese responsabili in concorso del reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico si tratta di un 24enne, un 20enne, un 42enne e un 19enne. L'attività di indagine, durata circa un anno, ha permesso di documentare la sistematica attività di spaccio con l'aggravante della vendita a minori di età e dello smercio effettuato in prossimità degli istituti scolastici superiori della zona. Lo spaccio avveniva in parte all'esterno, nei giardini Giusiana e in altri luoghi della città, ma anche all'interno di un'abitazione occupata abusivamente. Quest'ultima era divenuta una vera e propria centrale di ricettazione di materiali rubati e di smistamento della droga, e quindi un punto di riferimento per tutti gli studenti minori che si recavano lì dopo scuola per acquistare lo stupefacente. L'indagine ha avuto inizio da un esposto di un genitore preoccupato perché la propria figlia minorenne da diverso tempo non rientrava a casa la sera e a volte non andava nemmeno a scuola. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di individuare la ragazza come ospite fissa nel predetto appartamento. I 20enne e il 42enne sono stati fermati rispettivamente a Ivrea e in Liguria e sono stati ristretti presso le rispettive case circondariali. Il 24enne e il 19enne si trovavano già ristretti per altra causa presso il carcere di Monza e pertanto al primo è stata notificata la custodia cautelare in carcere e al secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'intera operazione ha permesso di identificare e sentire complessivamente più di 50 acquirenti, per ognuno dei quali è stato documentato l'acquisto di sostanza stupefacente in gran parte hashish, ma anche marijuana e cocaina.